Al via la maturità 2022. Sono 76.000 ragazzi lombardi, di cui circa 24.000 milanesi, che nella mattinata di mercoledì 22 giugno hanno sostenuto la prima prova scritta dell'esame di Stato. È andata bene, mi sento abbastanza sicuro di me. I temi erano decisamente fattibili, soprattutto la tipologia C. Ho fatto un tema di 3 pagine sui pericoli dell'internet, per cui direi che, essendo qua tutti dei nativi digitali, è stato davvero molto semplice. Io ho scelto la traccia su Verga e adesso aspettiamo i risultati. Comunque spero sia andata bene, vediamo. Allora, io ho scelto la B1, mi sembra, che è quella che trattava il testo di Liliana Segre. A me particolarmente interessa, soprattutto il testo argomentativo mi piace molto. Inizialmente ero molto ansiosa, però devo dire che sono stati molto disponibili, ci hanno messo anche tutti gli orologi, ci hanno spiegato bene come funzionava più o meno l'esame e devo dire che è andato bene. Personalmente sono abbastanza soddisfatta e c'erano tracce di ogni tipo, quindi se non volevi analizzare nessun tipo di prosa o poesia potevi scegliere benissimo un'altra tipologia di trama. Con la fine dell'allarme pandemico tornano appunto gli iscritti, banditi nei 2 anni precedenti causa Covid, mascherina non obbligatoria per gli studenti. Senti, il ritorno alla prova scritta come ti è sembrato, sei contento? Allora, il tema di italiano comunque è qualcosa di facile, almeno per noi del classico, per cui non ho trovato delle difficoltà particolari. Bisogna vedere per la prova di latino e soprattutto poi per l'orale, quella sarà la vera sfida. All'inizio ero abbastanza destabilizzato da questa decisione di ritornare con la maturità praticamente normale come era prima, però alla fine abbiamo avuto tutto l'anno praticamente a scuola, senza interruzioni, senza troppa DAD, quindi penso che alla fine sia giusto così anche. No, devo dire, mascherina non obbligatoria, perfetto, perché quando abbiamo fatto le prove della maturità eravamo costretti con la mascherina e 6 ore di tema con la mascherina erano assolutamente ingestibili. Quindi non avere la mascherina, chi non voleva avercela, chi ce la voleva avere ce l'aveva, secondo me giusto così. Per l'esame in sé, alla fine è l'esame che c'è sempre stato e va bene così. La tesina sarebbe stata divertente, però non c'è più. Grande assente il tema sulla guerra in Ucraina. Non c'è stato assolutamente nulla, anch'io me l'aspettavo. Forse non l'avrei comunque scelta perché comunque è un tema abbastanza scottante e difficile, però non lo so. Io personalmente non credo che l'avrei scelta, però me l'aspettavo assolutamente. Onestamente no, data la mia scarsa informazione al momento, però sarebbe stata comunque una traccia giusta da scegliere. Allora, personalmente non penso di essere abbastanza colta o avere le informazioni per essere diciamo troppo sul pezzo per parlare di una cosa così grande, però mi aspettavo che uscisse o quella o il Covid o comunque queste tracce di cui si era tanto parlato o ipotizzata la loro uscita. È uscito il Covid, quindi supponevo che non ci fosse la guerra in Ucraina.